noi stiamo facendo ogni mercoledì è presentare questo libro, Cristo il guaritore. Amen. Scritto dal fratello Bosworth. Ok, andiamo a leggere ciò che dice il fratello Bosworth nella sua prefazione d'autore. Questo libro è stato stampato più di 8 volte, l'ultimo stampo è stato fatto nel 2000. Pensate, dal 1924-20, ancora nel 2000 questo libro viene stampato in tante lingue. Amen. Ora, questo libro contiene più di 380 pagine ed è una raccolta di sermoni del fratello Bosworth. E in più lui il figlio poi ne ha curato con il tempo, ne ha curato il libro, tante cose lui, tante ripetizioni le ha tolte, lui lo dice, le ha tolte perché papà non aveva un linguaggio come profeta, era un uomo di un'istruzione non molto alta, quindi quello che lui fece, lui capì che quello che lui aveva ricevuto riguardo a questo doveva essere divulgato, amen, affinché le masse potessero ricevere. Guardate cosa dice lui qua nella prefazione d'autore. Ora il libro io lo sto traducendo meccanicamente, quindi noi ne prenderemo il senso di quello che dice il fratello, di ogni cosa, ok? Quindi se c'è qualche errore, se qualcuno poi lo vuole leggere in inglese, anche, anzi ci sarà il fratello autore, il Signore lo benedica con la famiglia collegata, amen, anche lui. Quindi se ci sarà qualche imperfezione, scusateci, ma noi quello che andiamo alla ricerca è il senso di ciò che quest'uomo ci ha voluto dire. La prefazione dice: quando nell'anno del 1924 noi scrivemmo le note per la prima edizione di questo libro, dice, noi non segnavamo mai che le verità presentate poteva benedire così un enorme numero di masse di persone nel mondo. Pensate, nel mondo, amen. I risultati attraverso gli anni sono stati una dimostrazione delle verità e della dichiarazione dell'ispirata parola di Dio, che è capace di fare eccedendo abbondantemente soprattutto quello che noi chiediamo o pensiamo, come dice Efesini 3:20. Se vuoi prendere note su questo e poi leggerlo, Efesini 3:20. Quindi, durante, infatti, dove dice all'addio, ecco, non ho avuto tempo purtroppo di scrivere i passi. Comunque, Efesini 3:20, potete poi leggerlo tranquillamente. Durante i 44 anni che hanno seguito, le più edizioni che sono state stampate sono state lette da migliaia di ministri e laici che hanno scritto a noi dicendo come loro sono stati illuminati e benedetti sia come corpo e sia come anima attraverso il leggere e il rileggere. Perché tu leggi, quante volte noi leggiamo un sermone del profeta, poi di nuovo lo rileggiamo e scopriamo sempre cose nuove. Amen. Quindi, di questi messaggi. In questo libro noi abbiamo tentato di usare un linguaggio comune alle persone. Amen. Un fiume continuo di testimonianze da gente convertita, che è stata guarita miracolosamente attraverso la loro propria fede, che venne a loro mentre leggevano e meditavano sulle verità della Bibbia, ci sono a noi arrivate. Amen. Quindi proprio un fiume di lettere. Allora, noi quindi abbiamo provato, dice questo, noi quindi abbiamo provato e continuiamo a provare che attraverso la semplice presentazione di abbastanza scritto della parola di Dio, amen, alle menti e ai cuori dell'afflitto, dei bisognosi e così via, possono essere portati allo stesso stato di certezza riguardo alla salute del loro corpo come alla salute della loro anima. Amen. Quindi, questa è la prefazione che già fa il profeta riguardo a questo libro. Noi ci siamo entusiasmati, perciò, in un modo crescente, di come piantando il seme incorruttibile. Qual è questo seme? La parola di Dio, amen, nei cuori di quelle per cui Gesù morì, amen. Noi ci siamo entusiasmati, dice, per questo, perché che cos'è, fratelli? Guardate che è profonda. Il Signore dice, la mia parola è un seme. La parola di Dio è un seme che il seminatore buttò. Amen. Ora, perché prende proprio l'esempio del seme? Che cosa c'è nel seme? La vita. Nel seme c'è la vita. Quindi ogni parola di Dio è vita. Amen. Il terreno cos'è? È il cuore. Se tu, la parola per poter attecchire ha bisogno di un cuore, amen, ha bisogno di una persona, ha bisogno di persone, amen. Ora la scrittura dice,
Per i suoi lividori noi siamo stati tutti, eppure la gente muore. Ma perché muore la gente? Cioè, Gesù disse, per le sue lividure noi siamo stati guariti, ma la gente muore. Perché? Perché questa parola, questo seme, ha bisogno di un cuore dove esso possa cadere. Ora nel cuore, ora nel terreno, questa è una cosa profonda che io mentre andavo, meditavo su questo, mi venne in mente. Ora un terreno, molte volte quando la gente pianta un seme, che cosa cerca? Un terreno adatto a fare crescere quel seme, un terreno arato, un terreno che abbia delle sostanze. Ora, che cos'è la sostanza nell'uomo? La scrittura dice che la fede è una sostanza. Amen. Allora, più fede noi abbiamo, più certezza noi abbiamo, alleluia, e più noi diamo spazio a questa parola di poter agire. Amen. Alleluia. E quando questo seme cade in una fede profonda, amen, ogni cosa che voi direte io quella farò. Amen. Alleluia. Perché Dio vede che non c'è incertezza. Amen. Quindi, ora dice questo. Quindi, dice quello, allora, quello che è un fatto glorioso, dice fratello Bosworth, è che noi siamo stati comprati a un caro prezzo. Perché Dio morì alla croce? Perché Cristo morì alla croce? La scrittura dice che egli morì affinché facesse un ponte fra noi e Dio, perché Dio vuole avere comunione con noi. Perché i ministri s'affaticano? Perché Dio suscita ministeri? Affinché lui possa parlare e dire io sono vivo, io sono colui che, come dice la scrittura, colui un aiuto sempre presente. Amen, alleluia. Un aiuto, io voglio darti vita, io ti voglio benedire, amen. Allora, per questo lui è morto. Cristo ha preferito morire, c'era una bella frase che dice così, Cristo ha preferito morire al fine di non passare un'eternità senza di te. Guardate che profondo. Cristo ha scelto di morire per te al fine di non passare un'eternità senza di te. È una bella frase, l'ho sentita l'altra volta ed è una cosa profonda. Amen. Lui è morto affinché non passasse un'eternità senza di me, di te. Amen. Affinché avesse comunione. Alleluia. Con noi. Amen. Quindi, ora dice, allora noi siamo stati comprati a un prezzo perché affinché noi fossimo il giardino di Dio. Alleluia. Noi siamo comprati a un giardino nel quale il suo seme imperaturo, che è la parola, possa continuamente essere piantata, annaffiata e coltivata. Amen. Così che può produrre un presente ed eterno frutto. Amen. Alleluia. Cioè capiamo queste cose profonde. Amen. Ora un seme produce tante specie, no? Di frutte. Amen. Così è la parola. C'è la parola che ti produce guarigione, c'è il seme della guarigione, c'è il seme che toglie ogni problema familiare, c'è il seme che toglie ogni, come dire, ogni incredulità, c'è il seme che ti fa sperare che ogni cosa è nostra. Amen. Ecco, io le dicevo ieri una cosa sulla fede. Gesù disse a una donna: donna, vai a casa, tua figlia è guarita. Quella donna andò a Gesù per cercare guarigione per la figlia. La tua fede l'ha guarita. Ora lei trovò guarigione fisica, ma se lei era nella stessa disperazione riguardo alla sua figlia perduta, come fu con la sorella Wright, essa avrebbe avuto la stessa risposta: donna, la tua fede ti ha salvato tua figlia. Quindi è giusto pregare per i nostri familiari, non cessate mai. Amen. Perché abbiamo le prove che Cristo guarì persone per cui altri interferivano, come quel romano: Signore, ho un servo in casa mia. Amen. Ho un servo in casa mia, io non sono degno che tu vieni, ma di soltanto una parola da qua, non che viene là. E Gesù disse: non ho visto mai così tanta fede in Israele. Dov'era? Nel gentile. Alleluia. E dice: questa è la nostra fede. Amen. Questo no, noi in questo ci dobbiamo proiettare. Amen. Alleluia. Fratello Brano, quando ci fu questa riunione con il fratello Best,
Lui disse: fratello, la parola non è per argomentare, la parola è per viverla. Amen. Fratello Brano non faceva guerra come... Fratello Brano era per l'amore. Amen. Tu sei mio fratello. Quando gli unitari e i trinitari lo buttarono fuori, dice: noi faremo un cerchio e ti metteremo fuori. Lui dice: io farò un cerchio più grande e vi tirerò di nuovo tutti dentro. Amen. Alleluia. L'amore che aveva questo fratello. E l'altra volta, sempre con il fratello Tore, traducendo un news che parlava del profeta, un uomo disse: mai piedi così sante, qualcosa del genere, hanno toccato terra, parlando del ministero di William Branham, dopo quello di Gesù, degli apostoli. Amen. In quest'epoca buia, mai piedi così sante hanno toccato questa terra. Alleluia. Che l'ha conosciuto, fratello, può parlare. Amen. E noi, quando abbiamo avuto i fratelli della VGR, quante cose ci hanno detto profonde e belle al tempo del profeta. Alleluia. Quindi ora dice: nel seme, io mi fermo un attimo perché devo capire il senso pure. Nel seme, dunque, guardate qua, dice: in un piccolo seme c'è la potenzialità di crescere un albero che è potenzialmente un milione di volte più grande del seme stesso. Alleluia. Piccolo seme, come disse Gesù, un piccolo seme di senape. E dice così il fratello. Quindi, come il coltivatore fa nei suoi campi, un figlio di Dio può portare al termine cose mille volte più grandi degli uomini che hanno dei talenti umani, ricevendo solo le sue promesse. Prendiamo un medico. Con il suo studio, con il suo talento, alleluia, arriva una persona, un paziente che sta morendo di tumore. Quello che può fare è solo alzare le mani e dire: sei nelle mani del Signore, quando ci credono. A volte dicono: hai 2 o 3 mesi di vita, noi non possiamo fare altro. Questo è il talento umano. Ma un figlio di Dio che è appropriato delle promesse di Dio, che è un solo seme, andate per tutto il mondo, predicate l'Evangelo, e questi segni, ogni parola è un seme. Ogni parola è un seme, ogni parola dà e vita. Or questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Amen. Un figlio di Dio va in una persona, deve essere sempre qualcosa pilotata dal Signore. Va a pregare. Amen. Quell'uomo accetta e Dio compie l'opera in lui. Amen. Vedete, con quale potenzialità? Solo attraverso il nome di Gesù Cristo. Amen. Allora, quindi ricevendo le sue promesse, perché loro possono essere riletti. Allora, e dice così: ora noi, attraverso la Radio Revival Nazionale, dice, abbiamo pensato giustamente, oltre che andare la gente, invece di ascoltare un sermone, hanno pensato loro di metterle su opuscole. Perché? Dice, perché essi possono essere riletti e possono essere studiati, a me, in formato stampato. A me. Questo libro quindi è mandato con la preghiera seria che molte migliaia si possono appropriare di queste benedizioni promesse nella Bibbia. Amen. Noi desideriamo che ognuno di voi sia seguace attraverso la fede e la pazienza che di coloro che già hanno ereditato le promesse, come dice Ebrei 6, 11, 12. Amen. Ebrei 6, 11, 12. Volete annotare o potete leggere? Alleluia. Ora, questo è il primo sermone che il fratello Bosworth mette in questo libro, ed è per quelli che hanno bisogno di guarire. Amen. Allora, prima che le persone possano avere una fede costante per la salute del proprio corpo, loro devono essere prima chiariti, ed è vero, da ogni incertezza riguardo a quello che Dio dice su questa questione. Amen. Prima la gente essere, perché il profeta che diceva, non è il fatto di ricevere la guarigione, la cosa più importante è trattenerla. Perché Gesù disse: vai, dice, ma stai attento, perché se l'uomo non è alla porta, altre 7 peggiori di quello spirito verranno e faranno dimora presso di te. Sarai 7 volte peggiore la condizione. Ecco, quindi, ecco perché fratello Bosworth scrisse diverse trattate durante le riunioni del profeta, al fine di mettere la gente nelle condizioni di sapere come venire sul pulpito. Non venite con una fede, dice, friola, ma venite con una fede forte, sapendo che dopo che avete ricevuto la guarigione, sappiate che il nemico verrà per toglierla.
E quindi sappiate di cercare di stare forte. Amen. Al fine di non bere. Quindi lui dice, prima che la gente possa ricevere questo, essa deve essere, avere, deve essere, gli deve essere chiarito ogni incertezza. La fede non può andare oltre una conoscenza della volontà rivelata di Dio, dice. Quindi la fede non può andare oltre una conoscenza della volontà rivelata di Dio. Amen. Prima di tentare la fede, prima di esercitare la fede, nell'esercizio di guarire, uno ha bisogno di sapere quello che le sacre scritture chiaramente insegnano. Amen. E qual è la volontà di Dio per guarire il corpo, come guarire anche l'anima. Dice, dobbiamo sapere quindi quello che è la volontà, e la volontà dove è scritta di Dio? Nella sua parola. Amen. Quindi i sermoni in questo libro quindi indicano a spiegare quelle porzioni di scrittura che stabilirà questo per sempre. Quindi aguzzi, dice, guarda bene. E solamente sapendo che Dio, quello che Dio promette, che ogni incertezza può essere rimossa. Amen. Se tu sai che Dio è morto per darti vita, se tu sai che Egli è morto, ecco, noi siamo consapevoli che siamo stati salvati. Ecco, la stessa fede che tu metti per la salvezza, noi non ringraziamo Dio, ma siamo nel rapimento. Signore, noi ti ringraziamo che tu ci hai scelti. Ma siamo sicuri di essere? Noi già per fede lo crediamo. Siamo malati, la stessa fede, abbiamo un problema, la stessa fede applica il problema. Signore, io ho questo problema, grazie che tu l'hai risolto. Amen. E vai avanti. L'uomo pianta il seme, lo annaffia, aspetta. Ma il seme è là. Amen. L'acqua che è la parola. E il tempo, che cosa diceva il profeta? Ci sono due grandi nemici di Dio, e sono il tempo e la vista. Questi sono i due nemici di Dio, il tempo e la vista, perché la vista ti dice che tu ancora sei malato, sei abbattuto, e il tempo ti dice che ancora non sei guarito. Questi sono i più grandi nemici di Dio, fratelli. Amen. Allora noi dobbiamo andare al di sopra di questo e già credere che già la cosa è stata fatta. Come dice quel passo, quando tu preghi, credi che già hai ricevuto. Fratelli, tutto questo sono semi. Abbiamo pregato per le nostre famiglie, mettiamole. Ci aspettavamo mai che i nostri nonni si potevano avvicinare alla parola? Potevamo aspettarci mai che la sorella, la mamma di Aloisa venisse alla parola? Che cos'è? Fratelli, ci fu, non so se è fratello Brani che disse questo, mostratevi un uomo che non è stato salvato attraverso la preghiera di un altro uomo. C'è stato sempre qualcuno che ha interceduto per lei. Fine, no, il fratello, quello che scrisse Risvegli religiosi, disse che un giorno andò a funerale di una persona, che questa era una grande persona, cioè un uomo di fede. Andò a funerale di questa e la moglie prese un libretto e glielo chiede. No, questo era il libretto di preghiera di mio marito. Lui lo prese e lui cominciò a leggere che lui tutti i giorni pregava per diverse chiese. Questa. E lui si accorse che per tutte quelle chiese avevano avuto in sé tutti dei risvegli, dei rinnovamenti nello spirito. Perché? Perché c'era stato un uomo che pregava per quelle. E allora dice, mostrate un uomo che non sia stato salvato attraverso la preghiera di un altro uomo. Amen. Alleluia. Getta il pane nelle acque e tu lo ritroverai. Amen. Quindi le sue promesse sono una rivelazione di quello che Dio è ansioso di fare per noi. Amen. Sono cose che noi abbiamo sempre. Le sue parole, promesse, sono una rivelazione di quello che Dio è ansioso di fare per noi. Amen. Ce lo diamo lo spazio. Alleluia. Dobbiamo cominciare a dare lo spazio a queste cose. Amen. Che sono profonde. Allora, finché noi sappiamo quello che è la volontà di Dio e non c'è niente su cui basare la nostra fede, ragazzi, questa è un'altra cosa, vi è un'unica fede, dice la scrittura, e quest'unica fede qual è? Vi è un unico battesimo, qual è questo battesimo? Il nome? Vi è un'unica fede, qual è questa fede unica? La fede viene dall'udire, e quest'unica fede è l'unica fede che Dio vede, è quella che si basa sulle promesse della sua parola. Non c'è altra fede che Dio vede. Dio agisce su quello che c'è scritto nella sua parola. Se tu hai fede in quello che c'è scritto, quella è l'unica fede. Amen. Quella è l'unica fede su cui Dio può
agire. La gente ha fede nel cattolicesimo, la gente ha fede nelle chiese evangeliche, nelle statue. Non è quella fede. Amen. Non è la fede di Dio. Benché poi Dio possa fare quello che può fare, è una cosa sua. Magari una donna che è stata insegnata ad adorare una statua o cosa e riceve anche la guarigione. Quando ce n'è stata? Ce ne sono. Perché Dio passa sopra l'ignoranza della gente. Ma quando noi parliamo di fede, è l'unica fede che si basa sulla parola di Dio. Amen. Quindi, allora dice questo, non c'è niente su cui basare la nostra fede. È importante, e qua ci sono altri due passi, che la mente di quelle che cercano guarigione sia rinnovata. Ed è portata nell'armonia di quella che è la mente di Dio. Bello questo concetto, fratelli. Noi dobbiamo entrare nell'armonia di quella che è la mente di Dio. Noi ci siamo entrati in questa armonia. L'armonia di Dio per questo tempo era l'arrivo di questo messaggio. Questa è l'armonia di Dio e di tutti i benefici che portano questo messaggio. Noi siamo nella mente di Dio. Abbiate la mente di Cristo. Amen. Sapere i giorni e l'ora in cui viviamo. Alleluia. Quindi dice, nell'armonia con la mente di Dio, questo è rivelato nella Bibbia. Questo è rivelato nella Bibbia, questa armonia. Fuori nelle pagine seguenti, che poi noi leggeremo, la fede quindi si può appropriare delle promesse di Dio e il risultato avvengono solo se noi sappiamo qual è l'agire di Dio. Questo, fratelli, io credo che se noi ci appropriamo, ancora noi abbiamo letto solo una piccola pagina, credo che se noi andiamo a casa con una diversa attitudine, e qua io ho scontrato cose che noi diciamo sempre, dice, poi vediamo se ci arriviamo qua, ok, andiamo avanti, poi magari, quindi, ora dice, come dice secondo Romani 10:17 e come dice secondo Romani 12:2, segnatevi che poi li leggeremo, secondo Romani 12:2. Questa è palestra di vita, amen. Romani 12, 2. E Romani l'altro? 10:17. Quindi, rende possibile quindi la fede costante a tutta, amen. Ora dice questo, fratello Bosso, noi stiamo ricevendo testimonianze da quelle che continuamente, sebbene pregarono ripetutamente, dice noi, dopo la stesura di questo libro, stiamo ricevendo testimonianze da gente che hanno pregato prima e che non hanno ricevuto nessun risultato. Perché? Perché pregavano senza sapere come domandare, senza sapere che tipo di fede usare, fratello, amen. Quindi, e non solo loro sono state benedette nel corpo, ma sono state anche convertite leggendo questo libro, amen. Sorprenderebbe il mondo, dice, se solo potessero leggere le meravigliose testimonianze che sono venute da tutti i paesi. Più di 225.000 lettere di ascoltatori della radio e la maggior parte di gente che noi non abbiamo mai sentito parlare. Guardate l'effetto della radio. Che c'era Eisenhower che diceva, volete conquistare il mondo? Datemi 22 soldatini di piombo e io conquisto il mondo. Sapete che cosa sono quei 22 soldatini di piombo? Le lettere della macchina. Perché nella letteratura, nella parola, c'è potenza. Fai un bigliettino, fai un volantino per strada su quello che sta succedendo, la crisi, cose. Guardate la gente come comincia. La parola, e parliamo di parola umana, ha effetto sulle persone. Pensate alla parola di Dio, non avrà? Certo che ha. Perché Gesù disse, la parola è seme, è vita. Non è la parola dell'uomo che è morta, ma la sua parola è vita. Amen. Pochi minuti, ok, quindi... Allora, la verità discussa in questo libro di sermoni, insieme con la preghiera della fede, ed è importante, ha portato guarigione a molte migliaia di sofferenti che non avrebbero recuperato la loro guarigione senza l'azione diretta dello Spirito Santo. Dice, a Dio sia tutta la gloria. Amen. Mentre noi ci rallegriamo in questi miracoli, noi ricordiamo che le manifestazioni, che questo dice, è forte, mentre noi ci rallegriamo in questi miracoli, noi ricordiamo che questa è solo la manifestazione esterna di quello che è già avvenuto nella camera interiore dell'uomo. Amen. Perché noi predichiamo la salvezza? Perché dentro di noi Dio ha messo e è Cristo. Questo, perché noi stiamo parlando questa sera in un modo differente di come parlavamo prima?
perché Dio vuol dire che ha collocato qualcosa di profondo nei nostri cuori. Amen. Quindi i risultati esterni, quindi, della preghiera sono come dell'oro depositato nella banca. Noi abbiamo un blocchetto d'assegni. Noi stacchiamo assegni, perché stacchiamo assegni? Perché c'è in un posto, c'è dell'oro conservato, ci sono dei soldi, quindi poi io stacco sapendo che lì. Ora, perché noi stacchiamo queste parole, questi versi, e li diamo alle persone? Perché sappiamo che c'è un deposito, amen, inesauribile, alleluia, inesauribile, fratello, amen. Quindi, la parola è il seme, disse Gesù, la parola è il seme, seme di vita, finché la persona che cerca guarigione non è sicura della parola di Dio, che è la volontà di Lui di guarire, lui sta solo tentando di mietere un raccolto dove non ha niente di seminato, dice. Capite? Se una persona prega, Signore, se ti è possibile, quando tu metti già quel sé, dice il fratello, tu già stai cercando di raccogliere dove tu non hai niente di seminato. Amen. Ora dice, è come un coltivatore che per avere la sua fede nel raccolto, lui dice di raccogliere prima che ancora abbia piantato. Se tu sei sicuro che hai piantato quel seme come coltivatore, tu sai che fa 3 mesi quello che è, tu raccoglierai quel frutto. Amen. E allora se tu sei sicuro che in te c'è innestato questo seme che è la parola, tu raccoglierai ogni volta da questa parola. Amen. Alleluia. Gesù disse, voi conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. La libertà delle malattie viene dal sapere la libertà. La verità la libertà della nostra anima viene dal sapere la verità. Alleluia. Capito? Profondo è. Amen. Ma l'abbiamo letto tante volte. Eppure questo fratello, vedi, focalizza alcune cose e dice amen. Gloria a Dio. Stiamo finendo, eh? Quindi la libertà della malattia viene dal sapere la verità di Dio. Non fa nulla Dio senza la sua parola. Lui inviò la sua parola, dice nel Salmo 107:20, ed essi furono guariti. Amen. Alleluia. E ancora, tutto, e ancora un altro passo dice, tutto il suo lavoro è fatto nella fedeltà delle sue promesse. Tutto ciò che Dio fa è perché ciò è stato promesso nella scrittura e lui non può venire meno. Amen. Lui, prendetemi un passo dove dice il Signore, su tu sì al 100% o quello che sei, io farò questo. La scrittura dice, se tu credi, ecco perché tante persone andavano là, credevano, magari non si convertivano, perché? Ma come Dio non le conosce? Perché Dio agisce sulla sua parola, lui ha detto, se tu credi ogni cosa è possibile. Amen. Allora in base a quella parola lui vede che tu credi in quel momento e Dio ti dà quella cosa. Amen. Che il Signore ci benedica. Amen. Io credo che queste settimane, fratelli, che noi passeremo su questo libro sarà di edificazione. Amen. Nulla togliendo al messaggio. Anzi, troveremo tante conferme del messaggio. Allora, abbiamo la domenica per studiare il messaggio, abbiamo questo mercoledì che ci impegneremo su questo. Amen. Ci rallegreremo nel Signore, alleluia. Signore ci benedica. Amen. Amen. Vogliamo fare l'ultimo canto? Un canto qua viene. La vittoria è nostra. Amen. Dai. Che numero è la vittoria è nostra? Sopra. La vittoria è nostra. Aspettate, cosa? 494, la vittoria è nostra. Sì, 494. Ah, sì, la bambina. Ok. Amen. 494. La vittoria è nostra. La vittoria è nostra, nel nome di Gesù. Il peccato è vinto, il peccato è vinto, nel nome di Gesù. Chi può dire ciò che Dio può far? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome grande, onnipotente, tutto si
muoverà. Alleluia. Egli è re dei re, Signore dei signori, si chiama Cristo Gesù, Gesù. Egli è re dei re, Signore dei signori, si chiama Cristo Gesù. Chi può dire ciò che Dio può fare? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome grande e onnipotente tutto si muoverà. Chi può dire ciò che Dio può fare? Chi può dire la sua fedeltà? Nel suo nome grande e onnipotente tutto si muoverà. Tutto si muoverà. Allora, me lo vuoi chiudere? Amen. Padre, possono entrare dentro di noi, Signore Dio, e che da noi possono scaturire quei fiumi d'acqua viva, Signore Dio, affinché ancora, Signore Dio, possiamo inondare gli altri, Signore Dio, affinché veramente li possiamo sollevare, oh Padre, sì, Signore Dio, affinché possano essere liberi anche loro, Signore Dio. Grazie, Padre, veramente abbiamo bisogno ancora di Te, Signore Dio. Abbiamo bisogno che Tu ci guidi, Signore Dio. Abbiamo bisogno ancora di quella giusta maturità, oh Signore Dio. Se Tu, Signore, la nostra guida, Signore Dio, il nostro faro, Signore Dio, in queste tenebre, Padre. Grazie di tutto, Signore. Accompagnaci ancora a casa, Signore Dio, benedici ancora tutti noi, Padre, e ancora quelli che ci ascolteranno, Signore Dio. Grazie di tutto. Rimettiamo ancora ogni cosa nelle Tue mani, Padre. E ogni cosa ancora le chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Amen. Alleluia. Signore, ci benedica. Dio benedica anche voi, fratello. Amen. Alleluia.